Allora, iniziamo pure, vediamo se hai capito. I giocatori bianchi sono gli attaccanti e lavoriamo sulla tipologia C inizialmente per aggirare il castello e formare dei giocatori gialli e arancioni. La paglia nuova c'è il biondo, la paglia c'è il biondo, movimenti contrari della punta. È molto semplice. Diviso in due, schiacchiamo il ruolo di un giocatore, terzino, esterno alto. Secondo centrocampista, inserisci dentro, va bene? Chi ha la palla, chiaramente la tiene. E più giusto. Iniziamo con il piede, visto che si vedrà, perché avete lavorato molto. Via, gioca, dietro, siete passivi dietro. Dietro, no, non dentro, non dentro, dentro a girare. La punta è fuori, a girare. Chiuso, chiuso, con la partita di qui. La palla passa in un cancello, top, questo spazio tra due difensori e un cancello, questo spazio tra un arco, allora, mentre lui spiega il giocatore, gli dico una cosa, ho chiesto di non interrompere questa cosa per farlo lavorare. Questo livello è un livello all'interno del nostro corso molto importante. È molto difficile questo che lui sta facendo, perché quello che conta e quello che chiedono gli allenatori in questo fatto è la capacità di far fare un esercizio, qualsiasi esercizio. Se non mi piace questo, è un esercizio piuttosto complesso, ci sono tanti giocatori e non è semplice come no, un pallone ci decide e fare il gioco. Questa è una cosa già un po' più complicata. Allora, qual è l'obiettivo? Vedere con quali e quante parole tu riesci ad attivare il gruppo. All'inizio, se tu vuoi far fare un gioco, qualsiasi gioco, un gioco di società, devi spiegare, immaginate di spiegare a uno che non sa giocare a canasta, o a risolo, o a bicolore, o a scacchi, il gioco, non è facile. Io ti misuro, misuro la tua capacità, la tua efficacia. L'allenatore bravo cosa fa? Parla poco. L'allenatore bravo è quello dove il tempo che intercorre da quando tu cominci a spiegare, quando tu cominci a fare lavorare, è brevissimo. Cioè, questo è un test, è un allenamento. Quindi vado in campo, c'è chi fa il centro, c'è chi spiega, c'è chi va con la bagna, ognuno ha il suo metodo. L'importante è essere efficaci, essere rapidi. E nel tempo essere sempre più rapidi, sprecare poco tempo. Molti problemi, molti allenatori, mi permetto di dire, anche professionisti questi, hanno delle buone idee, ma non le sanno comunicare. È un po' come nella vendita, hai un buon prodotto, ma quello che è più scarso di te, più bravo a proporlo, è più freddo. Quindi la comunicazione è fondamentale. Uno. Due. Deve andare a detto dopo, se voglio fare un esercizio efficace, devo pensare allo spazio. Se devo proporre un esercizio complicato, devo pensare alla progressione. Posso iniziare a fare un esercizio, come sapete, senza la palla. Posso usare le mani, posso usare i piedi. Posso pian pianino attivare un carico corporale, un carico cognitivo. E non far fare subito più male. In questo caso qui, voi vedrete che Simone ha un modello completamente diverso di interazione con il giocatore. L'allenatore è centrale. È centrale, è direttivo. E direttivo vuol dire che incita, indica il giocatore, alza la voce e dà risposte. Poi vedremo un altro tipo di allenatore differente dove il tipo di interazione. Poi faremo dei ragionamenti su un tipo e l'altro tipo di conduzione. Magari un attimo sospendendo il giudizio e non prendendo subito posizione, ma come sul globale, la mia tipo, questo è giusto. Stando un attimino meno, poi alla fine tireremo il sommetto. Allora in questo caso siamo in una situazione nella quale alcune persone dicono, ma come? Lascia il bambino libero di fare qualcosa, non andare a dirgli subito qualcosa, non
avanzate con la voce, non indicate. Poi vedremo invece, come dicevo prima, uno stile diverso dove magari il tono di voce non è così alto, dove la posizione dell'allenatore non è centrale, non è laterale, è centrale, alcune volte l'allenatore non è centrale, dove i messaggi e le indicazioni sono neanche parole. Per esempio, nell'Oriente, quando sono andato a fare il mondiale a Hong Kong, ero rimasto colpito perché la squadra dei cocchi verdi hanno delle fiori di squadra e fiori di verde. Io non ho il piacere di aver sentito mai la voce di nessun giocatore. I miei sembrava se non hanno fatto un po' di casino. Loro mi sono sempre chiesto, attenzione, che voi dite, ognuno faccia la propria cosa, no? Organizzata. Sapete quando si riuniscono, si siedono, mangiano, fanno scambiamento, si ritrovano? Io mi sono sempre chiesto, ma come comunicano? Dribbla sempre,
devi cercare di sfruttare al massimo il suo potenziale. E ti dico, sei fortunato, prima di me la sera. Io vorrei avere tutti i giocatori che vogliono giocare. E fra un bambino che non dribbla e un bambino che dribbla, sceglie centinaia di bambini che dribbla. Fra un bambino che non parla mai e un bambino che mi dice io non la penso come te, sceglie sempre un bambino che dice che non la pensa come me. Poi inizia il gioco. Sentire dire, beh, mister, cosa facciamo questa sera? Oppure papà, se sei un genitore, oppure se sei un compagno, perché adesso io almeno ho i genitori, quindi la mia gioia è sentire un mister di una certa età, non 20 anni, che mi dice, Massimo, il computer non serve niente, il calcio è la palla. E a metà corso sentire dire, Massimo, ho deciso di comprare il computer. Io quando lui mi dice che io mi permette, te lo dico sempre questo, un pochettino di emozione c'è, perché? Perché so che quella scelta è dovuta ai ragazzi più giovani che mi hanno fatto vedere il campo, che non è poi così difficile. E i ragazzi più giovani che dicevano che magari lui era fatto, che non aveva fatto soluzione buona, cosa quello per il computer, che lo elegge leader del gruppo, perché? Perché tutto quello che lui ci ha insegnato mi sta dando la parola. Interazioni che nascono durante l'esercizio. Quindi se prima ho spostato l'attenzione su problemi di ordine tecnico e dato lo spazio, se da qui vi ho fatto capire, ho detto due cose sullo stile di conduzione. No? Sapete bene, no? Essere autorevole o autoritario. Partecipare a una sorta di cooperative, utilizzare quelli che sono i principi della pedagogia attiva. Addirittura certe volte c'è una cosa che si chiama inversione di ruolo, quindi vuol dire che può darsi anche che a questo punto non ci sia più un mister, che ci sia un bambino, che diventa allenatore, quante volte l'avete fatto, e chi ha avuto una buona idea certe volte di dire che quel bambino che deve entrare nella scuola dei bambini è una buona idea, mi piace. Là, quindi lì, che può avere in certi momenti delle critiche che si fare, ma come principio mi piace, che sia uno dei pari che gestisce quella partita. È educativo, infatti. Quindi perché no? Formare i bambini in maniera tale che loro, a un certo punto, decidono quello che bisogna fare. Adesso c'è il momento del recupero. Al gioco libero deve essere mediato, pensato.